Ecco, allora vediamo un personaggio che andremo subito a intervistare. Siamo gongolanti per questa vittoria 2-0 sul Livorno, ma con noi non ci mettono mano. Ma prima di questo, siccome c'è stato un grandissimo evento sportivo in città, vorremmo parlare con un personaggio che impersonifica questo evento. Sono Max Pisossi, piacere, sono il capitano della squadra Atletico Merda che ha vinto le strade marroni. Voi conoscete le strade bianche, ma c'è stato anche questa enorme permessa delle strade marroni. Allora, Atletico Merda e strade marroni, le chiederei se c'è un collegamento. Ma... faccio a lei. È stata una giornata molto impegnativa poiché le condizioni meteo erano... Poiché le condizioni meteo erano un po' avverse. Avevo il mio gruppo che è partito e ci siamo messi d'accordo per la strategia. I quattro gregari che mi dovevano lanciare la volata, siamo passati dal rapporto 6 al rapporto 2. Uno è svenuto in preda ai crampi, allora io ho avuto strada libera per andare a vincere la corsa. Dei risultati sorprendenti questo fine settimana, eh? Allora, l'Atletico Merda comanda su tutto. Atletico Merda Livorno 2-0. E una. Atletico Merda Emma Villas 3-0. Team Atletico Merda River Plate 4-0. Ecco, addirittura avete vinto anche un River Plate. Sì, è stata una giornata spettacolare. Viva, viva Atletico Merda, viva il colore marrone. Ecco, diciamo un'altra parte dell'inchiesta. Qui abbiamo il van del team Atletico Merda. Quello lì rotto è il cesso di Peter Sagan che ha scorreggiato un pilo troppo forte. Questo è il van dell'Atletico Merda. Dove porta tutto questo materiale? Questo è il deposito. È un deposito sportivo? No, deposito della Toitoi, dei bagni chimici. Senta, ma com'è stata questo Atletico Merda? Io non sono via, io l'ho portato, io ora le sto riportando via, non c'ero. Ecco, allora, le presento fra l'altro l'ultima cosa, il capitano dell'Atletico Merda, eccolo lì. Come lo trovo? Bene, fisicamente bene. Come lo trovo? Bene. C'ho un fisico da atletico. Arrivederci. Come ti rapporti con il tuo capitano del team Atletico Merda, te da gregario che hai consegnato ora la bici? Ma per cosa? È il tuo capitano del team Atletico Merda? È il nuovo tuo capitano, lo sapevi? No, però sono orgoglioso di questo. Come lo vedi fisicamente il tuo capitano? Prestante. Prestante, prestante. Ecco, due nuovi gregari della squadra. Allora, orgogliosi di avere un capitano così? Ecco. Sì, molto felice di avere un capitano come lui. E io è molto bravo. Dei gregari come loro, guarda. Ecco, è molto bravo, ma allora, come lo vedete fisicamente questo? Cioè... Fisicamente è pronto. No, pronto, pronto per mangiare pasta asciutta. grazie, nuovi gregari ancora. Grazie. Lei è anche un grande tifoso della Robur, vero? Sì, sono tifoso della Robur e sono contento che la Robur ha vinto 2-0 in casa dei Cacciucchini. La squadra ha giocato molto bene, o vincete oppure interviene l'Atletico Merda. Migliore in campo, non dell'Atletico Merda, ma forse starebbe anche bene, Castiglia. Ecco, una persona che lei conosce bene e al quale un po' assomiglia. Nelle settimane scorse era stato molto critico con questo giocatore. Ora come si fa? Ha messo un po' di impegno, ma ancora per tornare a fare la pace con la curva Robur ce ne vuole, caro bimbo. Messaggi. Eddie Merx dice: Max Bitossi, ma lei con il suo fisico si sente più scalatore o velocista? Ecco, scalatore o velocista? A me piace anche molto la montagna, quindi sì. fare lo scalatore. La montagna, ma di pasta al forno. E Francesco Moser dice: caro primo, ma ti sei tagliato i capelli per essere più aerodinamico in discesa? Vabbè, su questa cosa io non commento. Gianni Bugno dice: se mi fate entrare nell'Atletico Merda ricomincio a correre. Lo prendo come gregario. Allora, la curva del Livorno, tristissimo vederla svuotata, soprattutto ricordandola qualche anno fa quando giocavamo in altre categorie con altri giocatori. Voto 4 questa curva del Livorno. Votissima. La Valletta era anche presente a Livorno. Il billo di Yahoo Per una notte fa impallidire 4 mori. Il biglio di Giavo a un certo punto abbiamo un po' discusso a bordo campo e abbia schiaffeggiato il giocatore avversario. Borghese, il pedatone che rifila a Bonino ricorda un vecchio football giocato sui campetti di provincia in categorie infime, con l'odore della segatura sulla porta e dell'olio di canfora negli spogliatoi. Ha avuto anche il coraggio di protestare quest'uomo. Per tutto questo meriti un 10, Borghese, sei un grande. Ma una domanda, ma
Bonino si è lasciato male con i suoi vecchi giocatori. Quando è entrato l'hanno maltito di pedati. Il telecronista o la telecronista di Sportube non si è capito, ma era là? Là. Ecco, io non avevo capito se era un uomo o una donna e diciamo questo dilemma è stato risolto. Ma non si vergogna la faffana della telecronaca del genere. Quando ha segnato il Siena sembrava che De Bono gli fosse morto un parente in casa. Gol, ha segnato il Siena. De Bono un po' di enfasi, anche se sei livornese, dai un po' di enfasi, bambina. La finiamo così, vedete che poi il team atletico merda poi alla fine dentro c'è un'anima bianconera. Noi vi salutiamo. Una ronda non fa primavera, ma speriamo che davvero sia un momento di svolta. Forza, forza. Bene, vi salutiamo.